e che è stato parlamentare nella scorsa legislatura, è stato deputato della... È meglio piuttosto che essere defilato, no? Ma forse il professor Galli, come volete, però... Mi sposto io. Continuo, dico ancora qualche parola intanto che il professor Sgalli si sposta. Il suo è un profilo scientifico di grande importanza, di grande rilievo, che si è accompagnato appunto anche ad un impegno sul piano della comunicazione pubblica e sul piano dell'impegno sociale e civile. Sono un po' sgomento nel provare a citare alcuni dei suoi libri, non accenno neppure alle molti dei quali tradotti nelle principali lingue, accenno soltanto a Modernità, Categorie e Profili Critici del 1988, Genealogia della Politica del 1996, salto a un testo più di diretta partecipazione al dibattito pubblico, Perché ancora destra e sinistra del 2010, continuo con Il disagio della democrazia del 2011, lasciatemi citare per diversi motivi Riforma costituzionale, le ragioni del no del 2016 e poi gli ultimi Democrazia senza popolo del 2017, Marx eretico dell'anno scorso. Mi fermo qui, do la parola al professor Galli e poi dirò qualcosa anche sui prossimi ospiti. Grazie. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono lieto di essere stato invitato in questo ateneo che non conoscevo. Sono lieto della presenza del magnifico rettore, del direttore. Sono lieto di essere fra amici e colleghi a discutere di un tema del quale mi sono occupato in un libro che uscirà fra due giorni. Il libro si intitola Sovranità. Il libro di Tedesco è un bel libro importante, fa riflettere, attraversa molti ambiti di storia del pensiero politico, ma anche di soprattutto storia della letteratura inglese, riflette con acribia sopra una questione fondamentale, strategica, per quanto riguarda sia la storia del pensiero politico, sia la filosofia politica nella sua forma più raffinata ed estrema. E la questione è quanto c'è rimasto di natura all'interno dell'artificio sovrano. Perché il tema è sostanzialmente questo. La legittimazione profonda, radicale dell'età moderna sotto il profilo politico è che gli esseri umani, poi lasciamo stare il fatto che fossero esseri umani europei, bianchi, eccetera, gli esseri umani hanno il diritto e il dovere di vivere all'interno di un ordine politico costruito attraverso la loro ragione. Cioè, possono e devono non obbedire a nessun comando che si presenti come comando non giustificato. Un comando non giustificato è il comando che si legittima come autorità, come autoritas, cioè come una forma speciale di potere che ha la sua radice ultima nella trascendenza. Ecco, contro ciò. Il pensiero politico moderno, attraverso alcune strategie, non molte, attraverso alcune strategie, afferma, asserisce che esiste potere politico legittimo solo quando questo potere politico legittimo è costruito da tutti gli individui che ne fanno parte, vogliamo dire da tutti i cittadini, costruito attraverso la ragione, un artificio razionale. Per essere ancora più chiari, questo artificio razionale è tanto costruito che deve sostanzialmente servire agli interessi.
interessi, chiamiamoli diritti, di coloro che vanno costruiti. Però deve garantire l'interesse fondamentale, il diritto a rimanere in vita, e poi ha la libertà personale e poi la proprietà. È quello che vogliamo. Il tema di fondo è possibile costruire un artificio che renda la vita umana razionale e prevedibile, integralmente prevedibile, cioè potere perfettamente trasparente. Se ci pensate, la nostra Costituzione si fonda su questo assunto, cioè della perfetta trasparenza del potere a se stesso. Non ci sono arcani imperi, non c'è autoritas, non ci sono fondazioni trascendenti. Ci sono dei diritti naturali, civili, sociali, politici, che la Costituzione dello Stato riconosce e implementa. Il funzionamento dello Stato è assolutamente prevedibile come quello di una macchina, ma è una macchina umanistica, una macchina costruita per l'uomo, non una macchina che gira per se stessa. Bene, purtroppo non è vero. Non è vero, non, ecco, il tema di fondo non è che non è vero per un accidente, per la debolezza degli uomini, per la nostra cecità, malvagità, corruzione. No, non è vero via di principio. Non è vero via di principio perché dentro i diversi dispositivi grazie ai quali si costruisce un artificio politico moderno, vi è sempre un residuo di natura. Cioè, precisamente ciò da cui si voleva fuggire, no? Come diceva lei, l'imperativo fondamentale della modernità è esente uno stato di natura, si deve uscire dallo stato di natura. Bene, non è così. Lo stato di natura opera non accidentalmente, ma strutturalmente all'interno del dispositivo razionale politico moderno. Come e perché? Soprattutto tedesco, come ci arriva? Allora, tedesco ci arriva dalla fine o dall'inizio, come volete, cioè da Shakespeare. Shakespeare è una risorsa per tutti ed è una risorsa per i filosofi politici. Tedesco cita abbastanza ripetutamente nel suo libro un libretto famoso di Carl Schmitt su Amleto, che si intitola Amleto e Elba, dove questo filosofo del diritto e filosofo della politica, Carl Schmitt, appunto, si esibisce in una interpretazione del dramma di Amleto, che poi è sostanzialmente uno spin-off del suo ultimo grande libro, Il mondo della terra. Vabbè. Tedesco parte da Misura per misura e da Bernardino, che si rifiuta di farsi mettere a morte. Voi direte, beh, è normale, si rifiuta di farsi mettere a morte. Sì, è normale, però certamente il mettere a morte e il rifiutarsi di essere messi a morte significa che il potere politico che legittimamente mette a morte, in questo caso non era neanche legittimo, ma insomma, questo caso è preso come metafora della pena di morte in generale. Il potere politico che mette legittimamente a morte sta facendo qualche cosa che non è molto chiaramente giustificabile sulla base del principio che il potere politico è perfettamente trasparente e perfettamente dedicato a mantenere in vita e garantire la libertà e il benessere dei cittadini. E quello che si rifiuta di essere messo a morte è banalmente, uno che ha paura di morire, va bene, però una cosa è aver paura di morire, altra cosa è rifiutare allo Stato il diritto di mettere a morte. Cioè, si può dire, tu Stato hai il diritto di mettere a morte che ti pare, ma non è perché stai commettendo un grande errore giudiziario. E questo è un discorso. Altro discorso è dire, io non riconosco nello Stato alcuna superiorità rispetto a me. Ovvero, io sono quantomeno tanto sovrano quanto lo Stato. Posto che sovrano sia da assumersi nella sensazione
che eccede se stesso e quella dell'individuo che eccede se stesso. Allora, quando si incontrano due sovrani, non siamo più dentro una sovranità. Questo è tautologico. Ovvero, non siamo più dentro l'ordine politico unitario dello Stato, ma siamo invece nello Stato di natura, nel quale per l'appunto si incontra una pluralità di sovrani. Gli stati fra di loro sono in rapporto di stato di natura. Ma poi in natura tutti gli individui sono sovrani, cioè ciascuno ha diritto a tutto. Questo produce problemi, sì, però è vero, lì sono diritti, sono sovrani tanto i soggetti singoli quanto i soggetti collettivi. Allora, questo vuol dire che dentro il rapporto Stato-cittadino c'è un elemento di natura. Questo è straordinariamente delegittimante rispetto al discorso di autolegittimazione della modernità politica, cioè che dentro l'artificio non ci sono residui naturali. La nostra Costituzione lo dice, tutti uguali, senza nessuna distinzione di religione, razza, eccetera, eccetera. Cioè, la politica è una dimensione di astrazione, di blindness, di cecità. Il potere agisce cieco davanti alle differenze, produce uguaglianza. Bene, nel momento della pena di morte ciò non è vero. È un caso. O da qui si può ricostruire una storia dell'idea politica moderna di sovranità che ponga in evidenza non la perfetta coincidenza di Stato e individuo, di Stato e cittadino per la precisione, ma che metta in evidenza la discrasia, lo scarto che sempre e per motivi di principio esiste fra lo Stato e il cittadino, si può. È quello che hanno fatto altri e che fanno in questo libro tedesco, cioè portare alla luce l'elemento di anomia presente dentro il nomos politico moderno, portare alla luce la non sovrapponibilità della ragione individuale e della ragione di Stato, che stanno una dentro l'altra, sì certo, ma non hanno il medesimo centro, sono centrali. Per cui a volte lo Stato fa cose che il cittadino non si aspetta, a volte il cittadino fa cose che lo Stato non si aspetta, e non perché banalmente il cittadino delinque, il cittadino che delinque fa cose che lo Stato si aspetta. Lo Stato esiste perché ci si aspetta che qualcuno delinqua, non c'è niente di eccezionale, di anomalo in un delitto. Tutto è pronto per trattare il delitto, sono pronte le forze di polizia, sono pronti gli ordinamenti giudiziari, sono pronti gli ordinamenti penali, repressivi, punitivi. Tutto è pronto, lo Stato non si sgomenta davanti al delitto. Lo Stato può avere qualche problema di riconoscimento davanti a uno strano personaggio che dice sostanzialmente: tu chi sei? Non ti conosco, non ti riconosco. Ora, badate, il concetto di riconoscimento lo introduce tedesco con una sorta di spostamento cronologico rispetto al suo uso esatto. Il concetto di riconoscimento trae senso sostanzialmente dagli scritti di Enensi, di Hegel, dove è trattato in modo esplicito, della seconda genesi della filosofia del 1805-6 e soprattutto la Francia dello Spirito. Con un certo anacronismo tedesco lo porta indietro e lo porta a sovrano assoluto, cioè a Giacomo I e a Orsi, i quali a loro volta sono molto diversi tra loro, tanto che coloro che sarebbero stati i futuri eredi di Giacomo I di Stuart, quando videro il Leviatano, il libro di Orsi, lo fecero bruciare. Tanto giustamente avevano capito che quel libro era fintamente assolutistico
Perché? Perché un sovrano assoluto, quale si sforzava di essere sovrani inglesi senza riuscirci, peraltro, ma insomma, si sforzava di essere un sovrano che trae la propria legittimità dal proprio padre, dalla propria madre e da Dio. Il sovrano di Ox, tanto per cominciare, non è per nulla necessariamente un monarca. Perché nel patto fondativo c'è scritto: io cedo il mio potere di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini. Proprio poverissimo essere la bella repubblica. Poi soprattutto il sovrano trae la propria legittimità da un patto che non è, io di solito questa cosa la dico in modo che gli studenti se la ricordi, se lo dite di boccio, che non è un patto in subiezione, cioè non c'è un patto fra il sovrano e i cittadini. Degli etani, per l'appunto, è coloro con i quali non si possono stringere patti. Il vegetano nasce, trae la propria genesi, origine e legittimità, da un patto orizzontale fra tutti. È un patto unione. Come dire, non si può rimanere al mondo uniti se non c'è, se noi, mentre ci uniamo, non costruiamo un sovrano. Allora, voi capite che per il sovrano assoluto, reale, Stuart, sentirsi dire che lui è legittimo perché è il prodotto teorico del patto unionis dei suoi cittadini, non vale. Non vale proprio niente. Perché il sovrano assoluto pretende ben altro. Ma in ogni caso, dell'erano separati, già con primo erano messi insieme, sono portatori di una pretesa di assolutezza. In Giacomo I, modernamente del tutto ingiustificata, in Ox, modernamente del tutto giustificata. Una pretesa di assolutezza e di, appunto, totale assenza di resti che sporchino la trasparenza del rapporto politico. È abbastanza semplice, insomma, va saputo far bene, il tedesco lo fa bene, fa vedere invece in una serie di autori principali, non strani, borderline, proprio quelli che pensano più radicalmente ai dispositivi del regime moderno, che mai un pensatore politico moderno ha davvero creduto che il potere fosse perfettamente trasparente. Hobbes, beh, Hobbes, basta vedere il capitolo 21 del Leviatano, dove c'è proprio l'essenza del ragionamento, quello sulle pene. Lì c'è scritto che il sovrano ha diritto di mettere a morte un cittadino. Il cittadino, da parte sua, ha il diritto di tentare di scappare, perché nel momento in cui viene messo a morte, egli non è più cittadino, egli è di nuovo nello stato di natura. E quindi lui si rapporta allo Stato come si rapportano solo due soggetti nello stato di natura. Uno cerca di ammazzare l'altro. Dice: lo Stato è più grosso e sicuramente avrà vinto. Sì, però logicamente Hobbes fa quello che l'Allgemeine Strafflehre negò, cioè che fa questa grande affermazione: lo Stato ha in sé, nel momento in cui afferma la propria sovranità, in quel momento è nello stato di natura verso i suoi cittadini. Cioè, nel caso normale, effettivamente siamo dentro una bolla, siamo dentro una sfera di cristallo dove tutto si muove secondo le dinamiche e dello stato di diritto, e dello stato rappresentativo, e dello stato liberale, come volete. Ma nel caso d'eccezione speciale, nel caso difficile, nel caso serio, cioè quando uno Stato ti mette a morte, in quel momento sta esercitando la propria massima sovranità e in quel momento lo afferma candidamente: io mi metto nella condizione di stato di natura verso di te, mio ex cittadino, e tu mettiti pure nella condizione di stato di natura verso di me. E vediamo dove sta il maggior potere, ma empirico, questa cosa. Vediamo chi ha più potere fra noi. Cioè, nel momento in cui afferma la propria esistenza, la sovranità
si nega come artificio e si presenta come natura. Perché il momento in cui afferma la propria esistenza? Perché sempre, sempre, nel pensiero politico moderno, la pena capitale si giustifica solo come si giustificava la pena capitale nel catechismo della Chiesa Cattolica fino a qualche anno fa. Vietata, tranne che nel caso in cui dalla morte di un reo, dalla vita di un reo, dal fatto che egli permanga in vita, non discenda la rovina dello Stato. Allora è giusto che per salvare una comunità venga messo a morte, poi l'hanno tolto, ma a fatica. E questa è la logica di Ostia. Quando l'intenzione per la quale avete formato il patto viene negata, il patto l'avete formato per avere sicurezza. Quando capita qualche cosa che smentisca questa vostra intenzione, il prodotto del patto, cioè il sovrano, ha diritto di far valere la logica del patto sulle logiche individuali. Gli individui fanno nascere il sovrano perché gli mantenga la vita. Quando la logica, l'intenzione del patto viene messa in discussione, allora colui che è nato dal patto agisce liberamente per salvare se stesso e mette a morte qualcuno che aveva promesso di proteggere, ma adesso non lo protegge più perché si è preso paura. Possiamo vedere i neri, che il tedesco maltratta un po', secondo me, nel senso che gli dà un'interpretazione un po' troppo antiliberale, e che non era liberale neanche un po', ma diceva le stesse cose che dicevano i liberali da un punto di vista non liberale, non era portatore di una filosofia politica che negasse i principi del liberalismo, semplicemente spiegava che l'idea che la politica deve essere governata dalla ragione deve essere assunta come vera, e tuttavia vista da un punto di vista non individualistico, per cui non direi che per Hegel il soggetto è nulla per lo Stato, perché non è così, perché il soggetto è, ripetutamente afferma che la superiorità dei moderni rispetto agli antichi è per l'appunto il fatto che i moderni hanno la soggettività in più degli antichi, no? Direi che il soggetto non è tutto per lo Stato. Questo sì. Cioè era così bravo che gli aveva capito che lo Stato non può essere solo un sistema di sicurezza, perché è costretto dalla propria logica in certe circostanze ad agire in modo tale che quella sicurezza per difendere la quale è stato creato e in via delle negare. E lo sa a priori, cioè non ci fa sbattere contro per caso, dice un guarda che combinazione, lo sa a priori. Cioè voi liberali, quando pensate che lo Stato sia un'assicurazione, vi sbagliate. Liberate, lo Stato ha un'autonomia rispetto al cittadino, un'autonomia logica che lui poi individua nella filosofia che va, cioè nel potere del principe, nell'elemento assolutamente decidente dell'intero. Non è vero che la libertà non c'è nello Stato, c'è, anzi, ce n'è fin troppa, perché per lei è proprio lo Stato ciò grazie a cui si supera la libertà liberale e si genera una libertà di che è consapevolezza, che non è soltanto libertà di libertà da, è libertà che consiste nel sapere. Lo Stato è das Wissen, è ciò che sa. Ma al di là di queste, come dire, precisazioni, è vero che i neri e soprattutto il dispositivo Servo Signore, c'è l'idea che il potere ha bisogno di riconoscimento e che senza questo riconoscimento non c'è potere, e che tuttavia questo riconoscimento c'è sempre sotto minaccia. Cioè il sovrano, il servo, perché riconosce il Signore? Perché ha perso la guerra mondiale, c'era la lotta per la vita e per la morte, lui ha avuto paura e si è arreso, il Signore non ha avuto paura. E
e il servo riconosce questo. Attenzione, esercita un potere sul servo, non è che lo ammazza, perché se ammazzasse il servo, il Signore rimarrebbe lì nudo, senza nessuno che lo riconosce, e saremmo da capo. Vorrei far notare che proprio dalla dialettica servo Signore emerge che se ne può venire fuori, perché poi la storia per lei non è la storia del Signore che scompare, che saluta, non è il potere politico moderno, non è il Signore, la storia è la storia del servo. E è il servo che produce un sistema di autoriconoscimento, di autobildung e di autoriconoscimento attraverso il lavoro. Cioè, per cui alla fine Hegel dice: il riconoscimento va bene, quello del servo Signore è superato, mettiamo in piedi un sistema socio-storico di riconoscimento che è sostanzialmente la storia dell'Occidente, e poi arriviamo alla fine col trionfo della ragione, cioè con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, che è una splendida aurora. Dunque tutto torna, il riconoscimento è tutto autoriconoscimento, e viva, ce l'abbiamo fatta. Irrazionale, reale? No. Nella storia non si genera lo spirito assoluto, non c'è posto. Di conseguenza dobbiamo pensare a quella sorta di fine della storia che era la rivoluzione francese in un altro modo, vederla come un vicolo cieco, un errore della costruzione della razionalità. La vera razionalità non si costruisce in Francia attraverso la lotta del Aufklärung contro il cattolicesimo, la vera razionalità si costruisce in Germania, dove c'è la religione protestante, che implica un diverso rapporto fra il soggetto e l'assoluto. E anche lì, dal potere, non ci si libera, al massimo si giunge alla libertà come riconoscimento, ma non più riconoscimento di due che si sono fatti la guerra, è il soggetto che riesce a riconoscere tutte le contraddizioni della storia. Ma la soluzione delle contraddizioni non c'è, c'è la conoscenza delle contraddizioni, grazie a quella macchina pensante che è lo Stato. E le contraddizioni restano. E è vero che lo Stato ha bisogno del riconoscimento, anche in lei, proprio perché c'è riconoscimento dove c'è contraddizione. Ecco, poi abbiamo invece, e questa è la linea che batte davvero tedesco, la linea non tanto del razionalismo Hobbes, che dice, beh, perché la macchina funzioni lo ammettiamo fin dall'inizio, ci vuole un elemento di natura dentro la macchina. Non la linea del pensiero dialettico, che è quella di Hegel, cioè la macchina che non è la macchina ma che si chiama spirito, funziona grazie alle contraddizioni. E il riconoscimento non è mai il superamento di esse. E poi c'è una terza linea del pensiero moderno, del pensiero negativo, che è quello, ripeto, dentro il quale dopo tutto tedesco si muove, che è quella linea che, diciamo, da Nietzsche in poi, giù per gli anni, attraverso Schmitt da una parte, Foucault e Derrida, presentissimo nell'epoca, dall'altra, riconosce che le contraddizioni ci sono e che non c'è modo né di assumerle all'interno della macchina come motore della macchina, Hobbes, né c'è modo di tenersele riconoscendole, Hegel, no, ci sono e sono sempre esclusive e sempre delegittimanti. Ah, questo è il punto. Cioè, il potere, per funzionare, deve ammettere di essere illegittimo. Lo si può dire in molti modi diversi, lo dice Foucault in un modo, non esiste potere legittimo. Prima di tutto l'ha detto Nietzsche, non ci sono poteri legittimi, ci sono solo dei poteri. Lo dice Derrida in un altro modo, lo dice Schmitt in un altro modo. Non c'è alcuna legittimità a questo mondo, c'è soltanto il conflitto come origine degli ordini politici. Non aspettate di trovare altro, grattate dietro gli ordinamenti e troverete il rapporto con l'economia. Basta. Oh. Bernardino. Allora, Bernardino è di quest'ultima razza. È
di quest'ultima razza c'è uno che dice: tu Stato, guarda, lo so benissimo che cosa vorreste, vorreste essere riconosciuto come legittimo, cioè vorreste che io dicessi, non tanto io amassi, questo è fin troppo, ma insomma che io riconoscessi che il tuo essere mio nemico non è il tuo essere mio nemico, ma è giusto. E dico, no, non te lo concedo. Io ti riconosco in te un nemico e tu in quel momento riconosci in me il tuo nemico. Fra di noi non c'è rapporto. Io non sono tuo subalterno. Non sono tuo suddito. Non sono Abramo che quello lo chiama e lui dice eccomi ed è pronto a scannare suo figlio. Se semmai sono l'ariete, il poraccio, è quello che fu sostituito, sono la bestia, l'umile, quello su cui la storia passa e lo calpesta e non lo vede, bene, però non ci sto. Non ci sto, non ti riconosco come genere. Tu sei natura tanto quanto lo sono io. È bello, è trovata bene, mi sono compiaciuto in privato, adesso lo dico in pubblico, è trovata bene questa rilettura della storia del pensiero politico in chiave negativa, attraverso Shakespeare. Shakespeare funziona, come vi dicevo. Bernardino non è Bartoli, che giustamente è trattato da quell'idiota che era, secondo me, che ce lo descrive così, come è detto. No, Bernardino non è nemmeno un rivoluzionario, perché per fare la rivoluzione devi credere nello Stato, ovviamente. In altro Stato, ma nello Stato. Poi puoi dire, no, io faccio la rivoluzione per abbattere sia questo Stato, sia ogni futuro tipo di Stato. Però intanto, se riesco ad abbattere questo Stato, sia pure transitoriamente, provvisoriamente, un pochino, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anni, me lo tengo lo Stato per... 70, va? 70. Ma così, perché può essere utile. Chi fa la rivoluzione è completamente dentro la sovranità. La sovranità vale... Perché c'è la rivoluzione di fare, perché c'è la sovranità. Sono due facce dello stesso procedimento di razionalizzazione dell'esistenza collettiva. No, Bernardino poi è disgraziato, no? È una canaglia che semplicemente dà della canaglia all'uomo, cioè all'esecutore delle alte opere di giustizia. Dice, no, io non sono canaglia, tu sei una canaglia. Tu, che sei il prodotto di una legittimità che c'è soltanto nelle misure in cui tiene sospeso sulla morte tutti coloro che vorrebbe salvare. Tiene sospesi sulla morte, come Geova che tiene sospeso sulla morte attraverso Abramo, il povero Isacco. In quel momento Geova è sovrano. Perché? Ma perché Isacco e Abramo lo riconoscono e lui, contraddicendo il patto che aveva già fatto con Abramo, cioè contraddicendo il dispositivo razionale, dice, beh, ammazza il tuo unico figlio. Cioè, in quel momento, nel momento in cui c'è la minaccia della morte, il diritto vige. E Bernardino dice, no, guarda, non se ne parla, non ci sto dentro un meccanismo che esiste e afferma il diritto solo minacciando di buttare fuori l'esistenza mia. No. Tu sei una canaglia, tu sono lui, non sei anche tu, siamo allo stesso livello. In ciò Tedesco polemizza anche contro la tanato politica di Agamben. E gli dice sostanzialmente, caro Agamben, sei troppo e troppo poco radicale. Troppo radicale perché per te la storia è tutta storia di gente ammazzata. Troppo poco radicale
perché non sottolinea abbastanza il fatto che la messa a morte non è violazione del diritto, ma è implementazione del diritto. La Camera parte da Auschwitz, allora dice Ravelli, non c'era il diritto, c'era solo la morte, e quella è la verità di tutto il potere politico moderno. Invece è certamente più forte dire la verità tanatologica di tutto il potere politico moderno non è l'assenza di diritto, ma è la posizione del diritto. Nel momento in cui il diritto viene posto, mette in ipotesi, il diritto posto deve mettere come ipotesi di poter fare cose che esulano dalla logica profonda del diritto, cioè mantenere in vita le persone, per affermare il diritto. E tutti lo devono sapere, e tutti devono dire sì. Questo è il succo del libro, che poi alla fine vada a finire con Hayek, è qualche cosa che mi conferma la mia antica idea che i neoliberisti siano degli inconsapevoli vincenti nel loro odio verso lo Stato, nel loro anarchismo, ripercorrono senza saperlo. Forse anche qualche cosa da sapere, dopo di lui sicuramente no, che c'è un legame fra l'anarchismo, fra la lettura anarchica dello Stato posta in essere attraverso gli strumenti del pensiero negativo e la natura anarchica delle relazioni sociali posta in essere attraverso il superindividualismo della scuola austriaca. Vedete, viene fuori un mucchio di roba in questo libro, una serie molto ricca, molto notevole di aperture, prospettive, riflessioni. Il libro è tenuto, non è lungo, è tenuto in pugno bene dall'autore, si capisce dove vuole andare, c'è una coerenza del ragionamento. Dirò di più, non sono per niente sorpreso che venga tradotto e venga fatto circolare nel mondo anglofono, e questo è esattamente il tipo di libri di filosofia che in quel mondo sono apprezzati, perché tanto non li considerano libri di filosofia, no? In quel mondo la filosofia è solo la filosofia analitica, che come noto non fa libri. Poi tutto quello che non è filosofia analitica non trova ospitalità nei dipartimenti di filosofia, che rifiutano ogni contatto impuro, e trova invece ospitalità nei dipartimenti di giurisprudenza, di linguistica, di storia della letteratura, e questo ci sta a un modo del tutto perfetto. Sono molto lieto che un prodotto di una riflessione italiana, anche se molto opportunamente tedesco non si schiera con l'Italia, anzi, però una riflessione italiana circoli in questo modo nel mondo anglofono. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Galli per la sua intensa, appassionata, direi anche molto chiara esposizione. Sto guardando i miei studenti, penso di aver dato qualche categoria interpretativa quando hanno sentito parlare di OPS, di patto, di soggezione, eccetera. Credo che non fossero spaesati, o no? Beh, me lo dite dopo, poi ne riparliamo. Allora, do la parola a Dimitri D'Andrea, dico qualche parola per presentarlo. Sempre un problema presentare gli amici, non dico fraterni perché ho un rapporto molto molto migliore con lui che con mio fratello, ma questo non è granché, insomma, questa è un'altra storia. Insegna filosofia politica all'Università di Firenze, è membro del consiglio direttivo di una serie di consigli direttivi, redazioni, insomma, di diverse riviste, IRIDE, insieme, impresa intellettuale che condividiamo, Politica e Società, Cosmopolis, Cambio, Euragensium, vedi sopra. È stato dal 2007 al 2013 un apprezzatissimo membro del Consiglio Universitario Nazionale, è membro del Senato Accademico dell'Università di Firenze,
è stato presidente del Forum per i problemi della pace e della guerra, mi fermo qui, insomma, per cercare di dare l'idea della sua, del suo impegno sul piano accademico, anche a livello di non solo dell'insegnamento, ma anche di quel lavoro duro che qualcuno deve fare, vero rettore, di gestione e governo dell'Accademia e dell'Università, e a cui aggiungo un impegno molto forte nella quella che chiamiamo terza missione, insomma nella ricaduta del nostro lavoro nella società, e anche un impegno culturale, politico-culturale decisamente importante. Ma tutto questo non toglie niente assolutamente, anzi, al suo lavoro scientifico. Lui ha scritto due libri, secondo me, fondamentali, uno su Thomas Hobbes, Prometeo e Ulisse, del 1997, un altro su Max Weber, L'incubo degli ultimi uomini. Hobbes e Weber sono forse due dei suoi autori centrali, ritornano nella sua riflessione, nella sua produzione scientifica, nella quale sottolineo la cura di molte opere collettane, di molte imprese collettive. Ne cito soltanto tre: Sterminio e Stermini, Shoah e violenze di massa nel Novecento, curato con Renata Badini nel 2010. Il tema appunto della Shoah, dello sterminio, del genocidio è a sua volta al centro del male nella politica, a sua volta al centro della sua riflessione, così come al centro della sua riflessione l'oggetto del volume collato con Enrico Donaggio, Elena Pulcini e Gabriella Tornaturi, Felicità italiana, un campionario filosofico. Per finire appunto con l'ultimo volume collettaneo da lui curato insieme a Carlo Triciglia, Max Weber oggi, ripensando politica e capitalismo. Mi fermo qui, do la parola a Dimitri D'Andrea. Grazie, grazie per l'invito, grazie al lettore, grazie al direttore generale, grazie a tutti per questa occasione di discutere un bel libro, diciamo, abbastanza originale al di là delle posizioni su cui poi ovviamente entrerò più nel merito, ma originale anche per il modo in cui costruisce l'argomentazione, un modo, già stato detto, ma insomma mi piace ricordarlo, che mescola testi squisitamente filosofici di stretta pertinenza del canone filosofico moderno con testi invece di tipo letterario, con argomenti e materiali che non stanno in un ambito strettamente disciplinare, cercando, come dire, di fare interagire le due cose, cioè di tirare fuori il nocciolo filosofico da ciò che è strettamente filosofico, almeno dal punto di vista disciplinare non è, e viceversa cercando di illuminare i dispositivi filosofici alla luce, diciamo, di un tipo di riflessione forse più libera, sicuramente diversa, con un campionario metaforico di straordinaria efficacia. Poi in definitiva Bernardin è una grande metafora, è una grande metafora dell'eccellenza sovrana, dei punti ciechi in qualche modo del dispositivo sovrano moderno. Quindi un libro, è già stato detto anche questo, però che a me fa piacere ricordarlo, insomma, testimoniando in qualche misura. Un libro costruito intorno a un'idea, quindi non una raccolta di saggi, ma un libro costruito intorno a un'idea, intorno a una proposta, anche intorno a un'idea di valorizzazione politica in senso nobile e lato di questa metafora di Bernardin, che ispira il percorso argomentativo e orienta l'argomentazione di Francesco Maria. Di valorizzare, dicevo, anche in una prospettiva contemporanea, in qualche misura valorizzandone alcuni aspetti per la comprensione e l'intervento in una situazione contemporanea, diciamo, intesa in senso lato. Quindi, come dire, mi unisco ai complimenti, mi unisco alla soddisfazione per la traduzione inglese, anche se appunto ormai la cultura anglosassone, diciamo, dal punto di vista filosofico è blindata a questo tipo di cose, perché, diciamo, non solo, come diceva prima Carlo, diciamo, i filosofi sono stati quelli non analitici relegati entro o fuori le mura della cittadella filosofica, ma anche perché, diciamo, ormai gli scambi e le interazioni tra i due mondi si stanno facendo sempre più rari e il dialogo sta sempre più assomigliando al dialogo assurdo.
Comunque, diciamo, finché c'è vita c'è speranza, cioè, quindi chissà cioè, che non succeda qualcosa ci stiamo per il momento. Ci stiamo provando. Per il momento imprevedibile che magari si compaginerà il quadro di questa situazione. Allora, io non ridirò, o meglio, ridirò brevissimamente un paio di cose su cui è già intervenuto Carlo Galli e che sostanzialmente diciamo condivido, soprattutto diciamo la parte hobbesiana, e poi mi concentrerò su due questioni che sembrano diciamo a me interessanti nella, come dire, più nella proiezione contemporanea del ragionamento che nella sua articolazione in termini storico-filosofici, storico-filosofico sempre dal punto di vista e con una cifra concettuale. Diciamo i dispositivi, diciamo i punti ciechi del dispositivo sovrano, ovvero diciamo così, le aporie a cui va incontro, almeno con Hobbes, poi naturalmente con Hobbes il discorso sarebbe complicato, ma insomma io lo dico in questo modo, poi magari ci ritorniamo nella discussione se c'è voglia, se c'è interesse, le aporie di una fondazione individualistica della politica e che diciamo rimanda almeno tentativamente all'individuazione di un piano immanente come piano di riferimento della costruzione e della definizione del senso della politica. Questo tipo di ragionamento ci illustra una, ma in realtà poi allude a diverse, delle aporie che si incontrano non in modo occasionale, lo ricordavo prima Carlo Galli, non occasionale, quando si mette in moto, quando si mette in funzione un dispositivo di questo genere. Dell'imbarazzo di Hobbes rispetto al tema della messa a rischio della vita da parte dello Stato si è già detto, in caso di guerra non si può far sostituire, ma a condizione che trovi qualcuno che pagandolo vada al posto suo, che è una cosa diciamo quanto curiosa nella idea che abbiamo noi di legittimità, o se volete non dire legittimità che si afferma dopo la rivoluzione francese. Quindi, come dire, sono tanti e sfaccettati, però diciamo c'è un punto di imbarazzo che è evidente, no? Lo Stato deve servire fondamentalmente a garantire l'autoconservazione degli individui e quindi quando lo Stato esige per una qualche ragione, una guerra, una punizione, che l'individuo rinunci alla propria vita, lì c'è un punto in cui il dispositivo di legittimità gira a vuoto. E questo girare a vuoto è dato dal fatto che si ritorna diciamo in quella dimensione di stato di natura in cui poi alla fine vince il più forte e quindi lì ogni ragionamento sta abbastanza a zero. Quindi vita e morte, anche la definizione di ciò che è vita, che è un altro punto di cui diciamo su cui Francesco Maria non si dilunga, ma che è stato a lungo esplorato negli anni recenti proprio rispetto a Hobbes, la stessa definizione di ciò che è vita, sono diciamo i punti estremi, le situazioni limite in cui come dire, il dispositivo si comincia a girare a vuoto, no? Comincia a girare a vuoto e gira a vuoto appunto per ragioni non occasionali. Trovo anche condivisibile l'osservazione, diciamo che io la dico in un altro modo, ma credo cioè, sostanzialmente consentano quello che dicevamo prima, cioè l'idea che questo riferimento al riconoscimento, al di là diciamo, della consaputa come dire, carattere strano dal punto di vista temporale, cioè l'anticipazione della categoria successiva, perché non è un problema. Però diciamo, secondo me forse c'è un problema ulteriore, cioè il tema del riconoscimento rischia forse un po', però applicato a Hobbes, che peraltro usa il concetto di riconoscimento, ma lo usa in un altro contesto, lo usa diciamo rispetto alle relazioni tra individui, al tema della gloria, del riconoscimento, della superiorità, insomma usa il termine ma lo usa in un altro punto, forse il prisma, il punto prospettico del riconoscimento forse confonde un po' le acque fra legittimità e consenso, che sono un po' le due dimensioni che si agitano un po' sullo sfondo e in qualche misura si sovrappongono. E quindi, come dire, forse complica ulteriormente il quadro rispetto forse appunto a un tema come quello della legittimità, che insomma allude a qualcosa che eccede il semplice consenso. Rimanda una dimensione di obbligo politico che non è soltanto l'esprimere la propria obbedienza, diciamo obbedienza per una classe specifica di motivi,
che appunto sono particolarmente problematici in Hobbes, perché in Hobbes il plesso motivazionale da origine all'obbedienza è un plesso motivazionale di un certo tipo. Ma questo, diciamo, lo dico così, ma non ha molta importanza. Invece i due punti che vorrei sottolineare, che mi sembrano, diciamo, quelli più rilevanti per l'attualità, una prospettiva di riflessione contemporanea, li direi così. Uno compare nel titolo, cioè è il tema della resistenza. Naturalmente qui c'è il problema di giustamente Francesco Maria insiste sulla coimplicazione di individuo e sovranità. Da un punto di vista del paradigma teorico, nulla questo. Se però guardiamo da un punto di vista, diciamo, storico-genealogico, quindi, come dire, passiamo dal piano della teoria al piano della, non della genesi dei concetti, ma della genesi delle soggettività moderne, qui forse, diciamo, si apre uno squarcio che ci fa vedere anche un'altra cosa, cioè che in realtà l'individuo è per molti versi un prodotto dello Stato e non un suo presupposto. In qualche misura in questa direzione vanno le riflessioni weberiane sulla società di massa, o comunque sulla burocratizzazione come processo di livellamento. Cioè, in realtà, gli individui presi fin dall'inizio nel dispositivo sovrano diventano individui mentre lo Stato si fa. In questo farsi sono quindi in qualche misura come incastrati all'interno di questo dispositivo, e non di meno presentano degli aspetti di attrito rispetto al funzionamento del meccanismo sovrano. Ora, tra i meccanismi su cui è stato, diciamo, gettato un po' di luce, che sono stati enfatizzati, uno, quello, diciamo, che riguarda proprio la genesi del fenomeno più classicamente liberale della tolleranza religiosa, per esempio Weber ha curiosamente insistito sul fatto che questo nasce da un processo di soggettivazione che non sta tutto dentro la politica, ma in qualche misura sta fuori dalla politica, sta in una dimensione di tipo religioso e sta in una valorizzazione di tipo religioso di posizioni che si contrappongono nettamente, fino a essere disposti a pagare con la propria vita, si contrappongono alla decisione sovrana in caso, insomma, al cui specie è così. Allora, qui è interessante perché, diciamo, Barnardine è un esempio, appunto, una metafora. Quello che però si vede poco in Barnardine è che cosa gli consenta di dire no, mi rifiuto di morire. Cioè, che cos'è, quali sono le precondizioni della resistenza? In qualche misura qui sembra esserci, e questa è un po' una domanda, sembra esserci quasi un fondo naturalistico. Io, diciamo, se è così, ho qualche perplessità, proprio perché l'idea è che l'individuo di cui si parla e che resiste non è un individuo che sta fuori dal dispositivo, ma sta dentro. E quindi, diciamo, qui sarebbe interessante valutare se e quali sono questi prerequisiti, queste condizioni di possibilità della resistenza. Storicamente sappiamo che il desiderio di sopravvivenza quasi mai è stato un fattore di resistenza in quanto tale. Lo è stato se e soltanto se si è, come dire, stato a sua volta preso in costrutti argomentativi, narrazioni, immagini del mondo, Bertrand Chamber, chiamate come vi pare, ma insomma all'interno di dispositivi che poi erano a loro volta dispositivi di legittimità, cioè che raccontavano un'idea di una giustizia diversa. Viceversa, la dimensione della, tra virgolette, vita non è che abbia mai dato, diciamo, secondo me, grandi colpi di sé. Per cui, diciamo, questo potrebbe essere. Perché qui ovviamente si gioca una partita grossa. Si gioca una partita grossa. Perché la partita è se esistono ancora oggi le possibilità di qualcuno che dica
sai che c'è anche noi, non sono disposto. Questa è, diciamo, la prima questione. La seconda è più un po' più complicata forse. Allora, nel libro a un certo punto, almeno nella versione italiana, c'è un'affermazione forte, pagina 75. Ve la leggo perché, diciamo, vale la pena riprodurla con chiarezza. Il cittadino che spezza quel riconoscimento, aggiungiamo qui, ed è la teoria centrale del saggio, dice Francesco Maria, a prescindere da Portella, posto che essere, diciamo, in totale accordo con questa cosa, si fa egli stesso sovrano e dunque eminentemente politico. E politico è addirittura in corsiva. Allora, io qui, diciamo, vi riproporrò 5 minuti un argomento classico, diciamo, avanzato da Weber a questo proposito nella sociologia del diritto, cioè l'idea che sostanzialmente le libertà negative siano costitutivamente impolitiche. Allora, questo detto in che senso? Non nel senso che non possiedano, come è tutto evidente dal libro di Francesco Maria, diciamo, una potenza critica nei confronti dell'ordine politico. La perplessità, o meglio, la considerazione nasce dal fatto che sono però, diciamo, istanze di tipo sottrattivo, cioè sostanzialmente hanno una capacità di svincolare dal potere e quindi sono efficacissime fin quando si tratta di rivendicare una dimensione di sottrazione al potere. Ovviamente sono del tutto incapaci di prospettare una diversa riarticolazione del potere. Quindi sono, da un certo punto di vista, politiche negli effetti, ma impolitiche o antipolitiche nelle conseguenze di medio periodo, se vuoi nella forma. Cioè, in sostanza, non rivendicano una diversa regolazione, ma diventano una regolazione che cessa di regolare, che sottrae alla regolazione. Cioè, in questo senso, io avanzerei semplicemente un dubbio sull'enfasi politica della faccenda. Con questo caveat che le rivoluzioni liberali sono state storicamente rivoluzioni, e come, quindi qui la partita non è se siano o non siano politicamente rilevanti, ma, diciamo, stanno all'interno di un dispositivo che a me ne sembra perfettamente operante oggi, cioè di una straordinaria capacità di costruire rivendicazioni contro, che quindi rimandano allo sganciamento dalla presa del potere, ma che sostanzialmente tutto questo sia assolutamente, che il vuoto della politica contemporanea si possa riassumere nella sostanziale incapacità di praticare forme di regolazione che rimandano all'interesse per l'obbedienza altrui e alla disponibilità all'obbedienza. Quindi, in sostanza, c'è, mi pare, un depotenziamento della politica nella misura in cui i soggetti si muovono proprio lungo le linee che Francesco Maria ricostruisce. Cioè, sostanzialmente, sulle linee di una pretesa crescente di autonomia dal potere, di libertà dal potere, che impone una sottrazione di oggetti e di ambiti di regolazione al potere politico, e che però, come dire, quando poi si affrontano altri tipi di problemi sui quali, sottrarsi al potere non basta, ma bisognerebbe che il potere facesse positivamente qualcosa per eguagliare, allora lì tutti cominciano a non entrare più nel gioco e in qualche modo a depotenziare la stessa capacità di regolazione politica. Cioè, detto in un altro modo ancora, c'è una sostanziale vitalità delle istanze di liberalismo anche radicale critico. Quello che manca è la capacità di accettare, anche nei casi di molti di quelli che avanzano istanze critiche, un piano di regolazione sul quale invece
non si rivendica semplicemente l'autonomia dalla politica, ma si rivendica che la politica faccia e quindi regoli, e quindi imponga, e quindi, come dire, diciamo esplicitamente, tolga libertà negativa e imponga una forma di regolazione. In questo senso, come dire, quindi al netto della, dell'enfasi sui diritti umani e sul piano internazionale, io ho delle forti perplessità, diciamo così, sulla produttività politica delle libertà negative, mettiamola in questo modo. Benissimo, naturalmente tutto questo ha un senso, lo do per implicito, lo dico per evitare fraintendimenti. Da un punto di vista euro-occidentale, 2019, perché poi fra 10 anni non sappiamo che piega la pressione anche qui, però diciamo ha senso fatto in questo contesto, ovviamente in altri contesti le cose possono suonare anche molto diverse, però ecco, a me sembra che questo, più tempo passa, diciamo in questo modo, mi sembra più che un punto archimedico su cui far leva sia una specie di palude nella quale stiamo affondando, e che quindi, al di là della, della simpatia per Wallenstein, al di là diciamo della consapevolezza, come dire, che c'è una dimensione evidente di contestazione del potere, tentare di costruire a partire da lì un tipo di prospettiva politica, la mia impressione è che sia molto ardua, non per ragioni, diciamo così, tra virgolette, sociologiche, ma per ragioni interne, perché quella posizione lì è una posizione che si nutre, al netto della differenza con Bartleby, su cui io sono totalmente d'accordo, si nutre comunque di un eccesso di indifferenza rispetto agli altri, che è esattamente la matrice della libertà liberale. Quindi, come dire, se lo guardiamo dal punto di arrivo, accanto all'indicazione, insomma, che c'è uno spazio, che c'è una possibilità di contestazione, perché c'è una dipendenza del potere da un riconoscimento di legittimità, e su questo diciamo siamo perfettamente d'accordo, che questa possibilità si possa tradurre in una contestazione, diciamo, articolata o, se volete, all'altezza delle questioni che ci stanno di fronte, io sono più perplesso. E lo sono appunto non per ragioni contingenti, ma perché la vita mi pare debole, perché mi pare necessariamente sempre presa in una rete di significati, e quindi mai, diciamo, un dato naturale. Capisco il naturale contrapposto all'artificiale, ma in questo senso di naturale nella vita c'è poco, ivi compreso il modo in cui i moderni ne hanno fatto l'alfa e l'omega del proprio rapporto con la politica. E due, mi sembra che l'insistenza sulla curvatura liberale ci dà conto di come mai viviamo in una società in cui c'è tantissima conflittualità, c'è tantissima richiesta, potrei anche aggiungere personalmente benvenuta, di libertà dal potere, ma su tutto il resto del fronte un silenzio quasi assordante. Grazie. Ringrazio Dimitri, devo dire che alcune osservazioni molto vicine a questa le avevo fatte a Francesco Maria in occasione di una presentazione della versione italiana del volume, insomma, resistenza degli individui, dell'individuo o di gruppi. O dimensione collettiva della resistenza. Il potere ha soltanto un lato maledetto, perverso, violento, o ha anche una dimensione produttiva e costruttiva? Come possiamo andare avanti? Io forse, se ci fossero già delle domande, sentirei, o degli interventi, li ascolterei prima di darti la parola, anche perché i tempi li abbiamo un po' contingentati, perché i nostri ospiti devono ripartire per l'altro versante. Prego. C'è un autore che sento parlare proprio in un ambito filosofico politico, che è Stirner, non so per quale motivo. No. Poi dove diceva il professore, qualche anno fa si parlava del fare esodo, no? Nel post-periodismo, cioè si un po' richiama queste tematiche. Ovviamente sappiamo che non si riesce, la parte post-truence non è ingranata, diciamo.
Poi sulla vita sono d'accordo con lei, come insegnava su voi, ci ha presa. Quindi, cioè, però Tarizzo che parlava, lui fa sul discorso della biopolitica, fa questo tipo di critica, cioè Agamben ha un approccio giuridico nei confronti della biopolitica, Esposito un approccio politico, quindi Hobbes. Invece lui prende l'Ottocento, cioè la modernità metafisica inizia nell'Ottocento con Darwin. E qui sposto il discorso sulla natura, no? A un certo punto la biopolitica è proprio appunto il potere su una vita presupposta naturale, qui in maniera esplicita però, cioè non c'è, anche faccio un esempio, no? Il razzismo non è più spiritualista, diventa sempre più biologico, fino ovviamente al nazismo, diciamo. Quindi è poi esplicita questa volta la questione, diciamo, che la politica è solo natura, cioè, no? È solo. Quindi diciamo c'è una politicità proprio della natura, più che una natura della politica, cioè dovrebbe spostare un po'. Quindi il conflitto, è vero, i grandi conflitti sofferiti esistono solo conflitti micro-conflittuali, poco più, perché manca la soggettività. Cioè, stiamo uscendo forse dalla modernità, non nel senso banalmente postmoderno, e Agamben mi sembra che lui indica questa cosa. Adesso io sono un fan di Agamben, quindi sono un po' più. E quindi lui parla sempre più di desoggettività, desoggettivazione, puntando molto su questo rispetto agli altri che ho critico o anche sul proprio. Quindi forse lui fa, cioè, che dichiara che vuole uscire dalla modernità, ovviamente i critici dicono che dalla modernità non si uscirà mai, chiedo a voi e basta. Bene, grazie davvero. Anche il chiesto di chiarimento, lei voleva dire qualcosa? No, si stava portando soltanto la mano vicino. Coraggio, non abbiate timore di fare domande banali. Spesso le domande che si teme di che siano banali sono le più difficili, tra l'altro, a cui rispondo. Quindi non le fate. No. Quindi fatele, così. Sì, vedete se... Se tiene. Allora diamo... Lei? No. Diamo intanto la parola a Francesco Maria Tedesco, due battute per presentarlo, anche se per qualcuno di voi è una presenza nota, e ricercatore a tempo determinato, ma insomma, per chi conosce un po' questa nomenclatura di tipo B, quindi con prospettive all'Università di Camerino, ha studiato, ha fatto dottorato di ricerca all'Università di Firenze, ha svolto attività di ricerca e insegnamento al SUM, all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università Suor Orsola Benincasa, alla Scuola Superiore Sant'Anna. Anche lui ha una dimensione più pubblica, più come posso dire, più divulgativa, più politico-culturale della sua attività, fra l'altro tiene un blog sul Fatto Quotidiano. E cito soltanto i volumi che ha pubblicato, ovviamente mettendo saggi, articoli, eccetera: l'introduzione a Hayek del 2004, Diritti umani e relativismo del 2009, Eccedenza sovrana, appunto la versione italiana di questo lavoro del 2012, Modelli europei di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo del 2016 e Mediterraneismo, il pensiero antimeridiano del 2017. Prego. Grazie. Allora, intanto desidero ringraziare il rettore dell'Università di Camerino, della mia università, il direttore generale, perché questa traduzione inglese non sarebbe possibile senza il loro contributo, il loro entusiasmo, il loro appoggio per questa impresa, e io insomma sono davvero molto molto grato per questo. E poi naturalmente ai relatori, il professor Galli, il professor D'Andrea, che sono venuti a Camerino appunto per discutere di questo libro, a Luca che ci ha introdotti, a tutti voi che avete la pazienza di ascoltarci. Io ovviamente ho preso molti appunti sia a proposito della relazione di Galli che di quella di Dimitri, e anche delle cose che ha detto Baccelli, che, insomma, la cui opinione conosco di più anche sul libro, perché lo ha presentato quando è uscito, era il 2012.
2012, o gli inizi del 2013 forse. Fine 2012. Fine 2012 a Firenze, quindi la versione italiana appunto. E sulle cose che ha detto Galli, e naturalmente il professor Galli ha detto da par suo tantissime cose interessantissime, qualche tiratina d'orecchie o qualche divergenza naturalmente rispetto alle cose che ho scritto nel libro. Professore, non sento. Non sente, e io sono qui al microfono. No, il microfono non c'entra nulla. Ah no, già, perché sì, però forse... Provo a avvicinare il computer. No, quindi appunto ho preso molti appunti e cercherò di rispondere. Intanto vabbè, insomma, sono fondamentalmente d'accordo con questa lettura di Galli sulla natura negativa, diciamo, del pensiero che c'è nel libro. In effetti il libro è esattamente il tentativo di affermare che non c'è modo di liberarsi di questa contraddizione, e che, diciamo, il diritto e la forza stanno, il diritto e la violenza stanno necessariamente insieme sempre. Di questo non ci si libera, diciamo, perché il potere, diciamo, è sempre in qualche misura eccedente. Cioè, il titolo fa riferimento proprio a questo, cioè il potere. Non c'è un potere che non sia eccedente rispetto al proprio, alla propria funzione, perché naturalmente il potere deve necessariamente, allo stesso tempo è la pena di morte, è il paradigma di questo tipo di lettura della sovranità, è allo stesso tempo includente ed escludente, cioè il potere ti prende e ti espelle. Non è un caso se da un punto di vista... C'è un bel libro inglese, non tradotto in italiano, che si intitola Treason by Words, tradimento attraverso le parole, che racconta come l'Inghilterra, prima che di Giacomo I, di Elisabetta I, fosse ossessionata letteralmente dal tema del tradimento, no? E dal tema della fedeltà del sovrano, del suddito al proprio sovrano. Tanto è vero che e questo terrore si manifesta in una serie di leggi che vengono fatte, nelle quali il tradimento per l'appunto non è tanto e non è solo la congiura effettivamente messa in opera, no? Ma è addirittura il parlare male del sovrano, in qualche modo il parlare male del sovrano è tradirlo attraverso le parole, appunto. E quello che viene fuori, non con Elisabetta ma con Giacomo per l'appunto, il suo successore, figlio peraltro di una cugina di cui Elisabetta dispone la decapitazione, era un tempo così. Quindi diciamo il lato violento del potere. Aveva un suo bel da fare. E addirittura questa cosa si sostanzia proprio in modo molto pratico nel fatto che il condannato a morte, la sera prima di essere ucciso, è chiamato a firmare l'Oath of Allegiance, cioè il patto di fedeltà sovrano. Uno potrebbe dire, vabbè, ma... E come dice Hobbes, torni nello stato di natura, ma il sovrano non vuole che tu torni nello stato di natura, il sovrano ti prende e ti espelle nello stesso momento, cioè ti sta dicendo che tu sei cittadino, e però, cioè, per essere espulso paradossalmente lo puoi essere solamente da cittadino, e quindi ovviamente ha bisogno che tu lo riconosca, che tu dica io sono cittadino di questo stato, non che tu torni nello stato di natura. Se tu torni nello stato di natura è come uccidere un cane. Non ha nessun senso, uccidere un cane non è una pena, non è una sanzione, né niente. Mentre il sovrano ti sta dicendo io ti uccido solamente in quanto tu sei ancora cittadino. È per questo che mi devi giurare fedeltà prima di morire. E questo è però complica e, diciamo, si inserisce. È vero che, come dice Galli, giustamente questo libro non cammina sul percorso dialettico hegeliano, diciamo. Però è dentro un solco dialettico che è quello appunto di una sovranità che sta sempre dentro questa ambivalenza, questo essere appunto tentativo di affermarsi come diritto legittimo e tutto, e questo ritorno, questo resto, questo scarto che cerca sempre di emergere, ma che può emergere solamente nella misura in cui ritorna dentro lo Stato, ecco, cioè ti prendo, ti acchiappo, ti metto a morte, ma non sei un cane. Non sei un soggetto qualsiasi,
sei al contrario di quanto dice Agamben, non soltanto sei uccidibile ma non sacrificabile, sei tutte e due le cose. Sei uccidibile e sei sacrificabile, perché Agamben costruisce questo suo modello dell'homo sacer dicendo che l'homo sacer è l'uccidibile da tutti, non sacrificabile, mentre il soggetto dello Stato moderno, soggetto appunto nel senso di assoggettato, è allo stesso tempo preso e espulso. E questo però fa sì, a questa cosa però gli dà un'altra, perché in fondo questo libro è un libro, ora su questo magari salto da una cosa all'altra, però mi viene in mente quello che ha detto Dimitri prima sul tema della la fase 2, diciamo la seconda critica, perché io ho scritto un libro nel 2009 in cui io sostenevo che i diritti stanno o cadono a seconda che vengano presi come un pacchetto unitario, i diritti o le libertà, a seconda, insomma, possiamo su questo, stanno o cadono a seconda che si prendano insieme oppure no, cioè che si prendano insieme come diritti civili, diritti politici e diritti sociali. Quindi, diciamo, la risposta alla domanda di Dimitri è che queste cose stanno insieme necessariamente, che non c'è un soggetto. Questo libro però, diciamo, è una specie di prequel, come si dice nel gergo cinematografico, nel senso che arriva dopo ma starebbe prima, cioè almeno c'è il tentativo ovviamente, insomma, cerca di rispondere alla domanda: chi è quel soggetto? Qual è la sua fonte di legittimazione? Perché è soggetto? E in questo, diciamo, io ho cercato di farmi aiutare da una serie di autori contro quella linea di di pensiero negativo, perché è vero che nel libro c'è quel filone del pensiero negativo che ha il suo maestro occulto e sempre poco riconosciuto, che Bataille, no? Che è un impolitico. Però Bataille, così come per la figura di discendente di Bataille, Deleuze, eccetera, a cui piace molto questa figura di Bartleby, Bataille va a finire dentro l'impolitico, nel senso che va a finire dentro una sottrazione del soggetto. Il soggetto in fondo muore della bella morte ed è questo il suo massimo di potenzialità, e questo davvero è l'impolitico. Io invece ho cercato di criticare la figura di Bartleby dicendo che in fondo Bartleby è un povero, è un poveraccio, cioè è uno che muore accanto ai muri delle Tumps di New York, che sono le carceri di New York, e muore di inedia. Quindi vorrei capire dagli autori come Deleuze o Agamben quale tipo di potenzialità politica può avere una figura come Bartleby, sulla quale appunto Agamben e Deleuze hanno scritto un libro insieme proprio come figura fondamentale. Cioè, così questi autori, davvero sul filone di quel pensiero negativo, fanno come Bataille, per il quale il massimo, diciamo, della reazione al potere era una forma di sottrazione, di involuzione, cioè in termini, come direbbe appunto Bataille, è un pene che si trasforma in una cavità. E quindi questa forma di, questo ci sta anche nelle cose che Bataille poi ha fatto insieme a André Masson, eccetera, cioè anche nei disegni cioè loro avevano fatto una rivista, si chiamava Acefalo, cioè senza testa, cefalo, e questo è molto icastico di che cosa pensasse Bataille di questa cosa. Finisco di rispondere alle cose che sono state dette. Credo che Galli abbia sintetizzato benissimo alcuni aspetti del libro, appunto quando dice: il soggetto dice allo Stato: tu sei natura tanto quanto lo sono io. È inutile che tu cerchi di imbellettare questa cosa, no? E di dire, in fondo, questa tua pretesa di uccidere da lì viene. In fondo, tutte le volte che tu chiami, c'è un passo di Canetti che è molto simile all'omofonia su cui gioca Lacan. Lacan gioca sull'omofonia tu è, tu è, cioè tu sei, e quindi la chiamata, e tu è, cioè uccidere. Canetti dice una cosa molto simile, dice: ogni comando è un'esecuzione sospesa. Cioè il potere è sempre così. Non si sfugge da questa cosa. Tant'è che, almeno per me, peraltro qui abbiamo l'autore dell'introduzione alla dialettica dell'illuminismo in edizione italiana, quindi insomma
gli autori, cioè Adorno e Horkheimer nella dialettica dell'illuminismo ce lo dicono, chi sono le anime chiare e serene, quelle che ti dicono che cos'è il potere, no? Cioè, il potere è quella roba lì, è inutile che tu voglia girarci tanto intorno e voglia dire no, male, legittimità, cioè il potere è quella roba lì, è sempre un ritorno di una forma di natura che a un certo punto però ha bisogno che tu gli dica quanto sei legittimo, quanto è giusto che tu mi stia uccidendo. E questo è, appunto, si inserisce su quella sorta di solco dialettico. Sì, Barnagin non è un rivoluzionario, appunto, è una canaglia che per l'appunto però dice al potere quanto sei canaglia tu. Il vero potere, Barnagin dice la vera canaglia sei tu, la vera canaglia è il potere, la vera canaglia è lo Stato. Mi ritrovo anche nella ricostruzione della polemica, diciamo, con Agamben. Galli dice l'accusa che io muoverei ad Agamben sarebbe: sei troppo radicale, tutto è morte, tutto, cioè, la storia del potere è tutta la storia di una carnificina, di un'uccisione, è troppo poco radicale, perché appunto il diritto, la forza sta assieme alla violenza, sta assieme al diritto. E mi ritrovo moltissimo, ed è anche il motivo per il quale penso che Agamben sia un autore profondamente impolitico, che il suo modello di reazione, diciamo, alla presa del potere è diventare dei fili d'erba, in sostanza. Perché lui va bene, cioè, ci racconta che Aristotele ci spiega che l'essere si dice in molti modi, anche nel modo del non essere, e dice il potere si dice in molti modi, anche in modo della sottrazione del potere, di essere non potere, di essere non potere. E però questo, insomma, in fondo non so quanto ci possa soddisfare, diciamo, sia su un piano concettuale, ma anche su un piano politico. La linea è fino a un certo punto quella, appunto, del pensiero negativo, però a un certo punto questa forma del pensiero negativo si interrompe. Si interrompe perché fa una critica a ancora un autore francese, Althusser. Althusser, per spiegare chi è il soggetto, e quindi la domanda di questo libro, ci dice che il soggetto è colui che a un certo punto per la strada viene chiamato dal poliziotto, il poliziotto lo chiama e gli dice «E vous là-bas», cioè «E voi laggiù». Quando la persona chiamata si gira e fa una rotazione di 180 gradi, risponde quindi a questa chiamata, a quel punto il soggetto diventa tale, no? Tuttavia, qui c'è un problema: se il soggetto non è soggetto, il poliziotto chi sta chiamando? Allora Althusser non risponde a questa domanda, non se la fa, però il problema esiste, cioè vuol dire che quel soggetto è già in qualche forma una soggettività. Ora, nel libro io menziono la risposta a questo dilemma di Luisa Muraro, una filosofa femminista molto importante nella storia del femminismo, del pensiero femminista italiano, la quale dice, e qui si potrebbe andare nella direzione critica che tu accenni, che tu sostieni, la famiglia, cioè soggetto, perché prima della soggettività politica nasce in un contesto in cui viene amato, e quindi è soggetto perché nasce nel contesto della famiglia. Questa è la sua lettura, che non è la mia. Oden, il poeta inglese, chiosando e modificando il cogito ergo sum, dice «sono amato, dunque sono». No? C'è un saggio di Hannah Arendt, quando muore Oden, Hannah Arendt, che era sua amica, scrive un saggio che pubblica su New Yorker, in cui ci spiega questi passaggi del pensiero di questo poeta molto importante del Novecento. Ma non è nemmeno la mia linea, cioè io quello che cerco di, intanto appunto su Stirner, è stato nominato Stirner, siccome si è parlato di anarchismo, io penso che questo libro sia un libro molto più vicino all'anarchismo in senso filosofico, diciamo, cioè appunto stirneriano, che in senso politico, che dell'anarchismo politico, non c'è un autore dell'anarchismo politico che viene citato. Però appunto il tentativo di rispondere a questa domanda è con Althusser, è anche in qualche misura sollecitato dalla riflessione di Habermas sul tema di c'è un soggetto prima dello Stato, no? Quando Rousseau parla di Grozio dice ma in fondo il popolo esiste prima dello Stato, non è così per Hobbes naturalmente, per Hobbes il popolo è, come dire, episodico, si coagula quando si forma lo Stato,
e si coagula anche icasticamente rappresentato da quella frontespizio di Abraham Bosse che lo disegna in quel modo con tutti gli individui che si uniscono e si coagulano tra di loro, ma un attimo dopo ritorna moltitudine disarticolata. Dopo che si è costituito come Stato, torna ognuno per i fatti suoi. In ogni modo la domanda appunto è: c'è un soggetto prima? E Habermas si pone anche lui questo problema, no, della soggettività. Lui risponde in un certo modo, lui dice: in fondo c'è una sorta di supervalidità uber positive Geltung, una forma di validità suprapositiva del diritto, per cui questi diritti stanno prima. Lui non la risolve naturalistica, cioè non dice la natura, non sono diritti naturali, dice sono diritti suprapositivi che lui fonda in una dimensione morale, però, no? Questo non ci sta nel libro, non discuto di questo nel libro, però è una riflessione che mi ha suggerito anche dopo, tra l'altro, un tipo di... Il tentativo mio è quello di rispondere in termini politici, cioè esiste una soggettività politica che precede, ma questo esiste ormai anche sociologicamente, nel senso che non siamo più nella dimensione di, e non lo siamo qualora lo fossimo mai stati, nel momento di fondazione ex abrupto, ex nihilo, di una compagine statuale. Non c'è il nulla prima e poi, diciamo, in qualche misura si crea lo Stato, che è la dimensione del politico. È il dilemma della gallina e dell'uovo. Prima ci stava un altro tipo di uovo. Allora, prima dello Stato, che soggettività ci stava? Una soggettività naturale o un'altra forma della politica? Se noi domani diciamo fondiamo una nuova repubblica, quella soggettività politica sulla quale noi attraverso la quale noi la fondiamo, su che cosa la basiamo? Torniamo dentro uno stato di natura? In fondo io penso, almeno io me la figuro così, questo libro è molto più locchiano di quanto poi, almeno nelle mie intenzioni, è liberale, dice Galli. Quando io l'ho pensato in sopporto la lingua. Sì, infatti il libro è liberale nella misura in cui si interroga su una questione. C'è un prius logico, politico, eccetera. E questo prius è l'individuo. Secondo me, e qui lo butto anche un po' in politica se volete, se questa cosa da un punto di vista anche politico non viene tematizzata e si ragiona nei termini di un prius della collettività, secondo me non ne usciamo più, perché è vero che il neoliberalismo, a cui io non sono assolutamente, pur avendolo studiato, non sono assolutamente vicino, ma il neoliberalismo ha offerto una seduzione. Qual è questa seduzione? Che c'è un soggetto, che questo soggetto ha dei desideri, ha delle pulsioni, e che li può realizzare. Poi ovviamente ha negato quest'ultima parte, cioè prima ti ha detto: sei un soggetto desiderante, sei un soggetto che può, sei hai. Poi però gli ha detto: aspetta un attimo, ci siamo sbagliati. Questi desideri che tu hai, e da lì la frustrazione. Ma se tu non rispondi anche politicamente prima a questa domanda, chi è questo soggetto? La dimensione collettiva è una dimensione successiva rispetto a questo momento dell'individuo. Se tu non tematizzi questo momento dell'individuo, secondo me non esci politicamente. Questo è un po' il tentativo che ho fatto, poi magari appunto si può non riuscire, diciamo, rispetto a questa cosa. È per questo che il primo momento è quello che Dimitri appunto caratterizzava come il momento della libertà, da che è storico, genealogico, ma che ha anche una dimensione concettuale, cioè questo soggetto è innanzitutto come un soggetto che si sottrae al potere. E se tu non fondi prima questo, poi sono d'accordissimo, però appunto ritengo di non rientrarci in questo, in quello che dice il professor Galli sul fatto che si finisce al neoliberalismo, nel senso che però io la rovescerei la questione e metterei in ballo invece la criticità proprio della dimensione del comune più che dell'individuo, perché il tema è quello, cioè è il comune che va a finire, diciamo, a una dimensione neoliberale, nel senso che l'idea, diciamo, autopoietica di una società che si produce attraverso l'interazione di tutti noi, collettiva, quella è tant'è vero che, diciamo, chi ha teorizzato il comune
che ha teorizzato questa dimensione del comune. Se prima si menzionava il post-operaismo, ma la filiazione del post-operaismo va esattamente in quella direzione. E non è un caso che, per esempio, Toni Negri scriva i libri e dialoghi assieme a Gunther Teubner, che è l'allievo di Niklas Luhmann, che va esattamente in quella direzione. Secondo me il problema va rovesciato. Cioè, se tu parti dal comune, dalla collettività, dalla dimensione del collettivo e dell'immanenza, e neghi questa dimensione della trascendenza, cioè qualsiasi forma tu la voglia mettere, religiosa, teologico, politica, di fine della teologia politica, quello ti pare, corri il rischio di finire al neoliberalismo, cioè corri il rischio di descrivere la società come un organismo che si sviluppa esattamente come i neoliberali. Hayek diceva questo, in sostanza. Hayek diceva, in fondo, è l'interazione di tutti noi che produce, in quel caso diceva, risultati buoni per tutti, e la declinava in termini economici. Se la vogliamo declinare in termini politici, è il comune che si muove e appunto produce una dimensione. Questa non è una lettura mia, nonostante io, diciamo, la sposi, però se si vuole classico riferimento ex autoritate, Slavoj Žižek dice esattamente questa cosa, dice ai teorici del comune, ai teorici di queste forme di collettivismo, lo dico fra virgolette, gli dice: guardate, voi siete dei neoliberali. È uscito un libro qualche anno fa che io ho anche recensito, che diceva: l'ultimo Foucault è un neoliberale. Cioè, l'ultimo Foucault è un neoliberale perché esattamente, ora quello è in un'altra dimensione, diciamo, però Foucault è il punto di riferimento di tutti questi autori. Cioè Foucault parte dall'eliminazione della dimensione del politico, del conflitto, della verticalità, ti dice che ci sono i micropoteri, ti dice che ci sono le microresistenze, e poi doveva finire in queste forme di cura del sé, di esercizi spirituali, di soggettivazione, che in realtà è esattamente quella dimensione del neoliberalismo. Questo è quello che io... Bene. Grazie a Francesco Maria Tedesco. Ancora qualche minuto, se qualcuno vuole intervenire siamo a disposizione. Io prima di... Sì, non so se... però volevo... non so se... Scusa, direttore, posso chiedere a loro due se vogliono aggiungere qualcosa? Assolutamente, sì, sì, sì. Volete aggiungere qualcosa, professor Galli? Professor sì, che a pagina 85 delle edizioni italiane c'è scritto che Hobbes mente, e non è vero, perché Hobbes lo diceva, ma non è colpa sua, sta citando un autore, ma lì si sbaglia, quello che c'è. Anche questo lo... Dimitri, io, niente, no. Io volevo chiudere con due doni, due piccoli doni. Uno, che è la storia del nostro Ateneo. Qui qualche sovranismo forse c'è stato, e quindi grazie. E poi invece un altro dono è un libro un pochettino più recente sulla città di Camerino, come era prima del sisma. C'è solamente una pagina che ricorda il sisma, che al termine ci piace ricordarla in questa maniera. E niente, io grazie per la vostra partecipazione. Il nostro grazie al rettore e all'Ateneo tutto, che ha consentito questa bella occasione di discussione, e ovviamente un grazie di cuore a Carlo Galli e a Dimitri D'Andrea, che sono venuti quassù con noi. E lasciatemi dire, credo che, insomma, non la voglio fare troppo lunga, no? Ma per noi queste dimostrazioni di... cioè, le prendiamo anche come dimostrazioni di solidarietà per il nostro Ateneo, per la situazione in cui si trova, e per le studentesse, gli studenti, tutti gli uomini e le donne che in questo Ateneo si impegnano e lavorano. Grazie ancora. Oh, allora, rettore, se io rimango qui a fare l'ultimo pezzo di lezione, posso fare quello che vuoi? No, perché noi abbiamo ancora un'ora di lezione di filosofia dei diritti. Io saluto tutti. Avvicinatevi, magari. Grazie. Forse che due tedeschi in una sola giornata, a me sono troppi, però. Due calabresi, non due tedeschi. Però guarda, che siamo qua bene. Grazie.